Tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di costumi da bagno per bambini. La mia bambina usa una quantità di costumi da bagno esagerata perché li usa uno la mattina, poi uno il pomeriggio e poi se lo cambia ne usa una quantità esagerata, quindi devo essere sempre pronta a averne molti. E li ho comprati in vari posti. Li ho comprati da Tezenis, li ho comprati da Calzedonia, li ho comprati da H&M. No, ma lo sapete proprio che questi posti non mi ci piace andare più? Perché l'ho comprato da Zara l'anno scorso, dopo 2 giorni era venuto un buco. Vi ho già detto che io vado in un posto, vado all'Isola d'Elba, dove nel luogo dove vado io ci sono gli scogli e i bambini, come sapete bene, gli piace ovviamente stare sugli scogli. A me mi va benissimo, ma dopo 2 giorni c'aveva un buco, l'ho pagato 12 euro il costume. No, mai più, ho detto. Quindi ho detto, preferisco spendere meno, avere costumi molto più bellini e se li vengono i buchi, pazienza, li butto via. Quindi vi faccio vedere, ho comprato costumi da AliExpress e da Primark. Comunque sia, di tutte queste cose che vi faccio vedere, vi metto il link in info box. L'unica cosa, mi dispiace per Primark, perché Primark non ha un sito e quindi i costumi non so come fare a farvi, se vi piacciono, non so come fare a mettervi il link. Comunque sia, ve li faccio vedere e spero che anche dove abitate voi ci sia Primark e ci siano questi costumi, perché secondo me sono molto bellini. Quindi partiamo proprio da Primark. Li ho comprato questo costume che a lei piaceva molto perché è venuta con me a comprarlo, che è così. Allora, io vi premetto che non sopporto che la mia bambina abbia il pezzo di sopra. Questo. Non lo sopporto, non mi piacciono i bambini, comunque a parer mio e la mia specialmente, non mi piace che abbia il pezzo di sopra, perché visto che lo deve portare per il resto della sua vita, da quando gli crescerà il seno, voglio che ora sia libera e abbia soltanto la mutandina. E quindi questo a lei gli piaceva perché c'è anche, non so se si riesce a vedere, delle parti dorate e gli piaceva molto e l'ho pagato 3,50 euro. Sì, comunque c'era di tante taglie. E questo è il sopra, fatto così da legare al collo. Così, però ve l'ho detto, a me non mi piace i due pezzi, però non li trovo più soltanto la mutandina perché lei porta la taglia, perché è una bella pagnottina, porta le taglie più da grandi e quindi mi tocca sempre comprargli anche il pezzo di sopra. Infatti, vedete, questo è un triangolino, così il sopra e il sotto è una semplice mutandina a righine molto marinara. Così. Poi li ho comprato costumi interi perché questi non possono mancare. Li ho comprato questo, molto bellino, che l'ho pagato sempre 3,50 euro. E questo molto elegante, l'ho comprato. Guardate, molto elegante, mi è piaciuto tantissimo. E questo infatti è costato 8 euro. Ora passiamo ai costumi di AliExpress. Non so se conoscete questo sito, è asiatico. Si trova di tutto in quel sito e a me piace molto. Ora vi faccio vedere i costumi e cerco di mettervi anche le foto qui perché ci sono delle bambine. Cioè, io ho comprato anche il costume per come gli stava a quelle bambine. Meraviglioso. Gli ho comprato questo costume a vita alta, così un po' da sirena, d'oro, e questo anche il sopra, perché come sapete nei paesi come in America, in Asia, così le bambine non possono andare senza il pezzo di sopra. E quindi c'era anche questo, ma guardate, è carinissimo. E addirittura c'era anche una fascetta rosa così con il fiocco così, che la mia bambina ha già perso, quindi non ve la posso far vedere. Però guardate, bellissimo. Poi ho comprato questo perché alla mia bambina gli piacciono i costumi così. Lei li chiama le blendaline, insomma, con diciamo i volant qui al pezzo di sotto. E questo è così verde a righine bianche. E il suo sopra è questo molto bellino. Guardate il sopra.
con tutti i volant nel pezzo di sopra, davvero molto bellino. Poi li ho comprato sempre con volant o ruscettine, come volete chiamare, questo che è stupendo, l'ho già fatto provare. Guardate quante ce n'ha davanti e dietro, ce n'ha tantissime. E insieme a questo c'era ovviamente il pezzo di sopra, così un triangolino in questa maniera, e c'era la cuffiettina. Cioè, guardate, la mia bambina non se la metterà mai, anche perché i capelli non gli ci stanno dentro, ma guardate com'è questa cuffiettina, è fantastica per le bambine piccine. Poi secondo me è meravigliosa. Poi gli ho comprato sempre con i volant questo rosa, guardate, ce l'ha davanti e dietro, li piacciono da morire, quindi ovviamente li ho trovati perché nei negozi appunto classici non li trovo mai con i volant. E il sopra sempre è così, questo guardate, molto bellino, per se vi piacciono anche i pezzi di sopra, veramente ce l'hanno bellini. E anche questo aveva la cuffiettina, guardate, bellina, però non se la metterà mai la mia. E per ultimo, la cosa più bella, gli ho ricomprato, perché l'anno scorso l'aveva regalata la mia sorella e quest'anno ovviamente l'avevo rivoluta, una cosa bellissima. Le ho comprato un'altra volta, questa è una coda di sirena, guardate, è così, è un costume che si, cioè costume, io le lo metto per giocare perché ovviamente è chiuso qui in fondo. E lei si diverte a giocare, a far finta di essere una sirena. E c'ha questa che è la coda. E insieme danno ovviamente il pezzo di sopra come la Ariel. È bellissimo e lei si diverte molto. Però vi consiglio di comprarlo alle bambine che già sanno nuotare. Perché se non sanno nuotare, sentirsi, secondo me, i piedi imprigionati qui dentro, insomma, un po' io infatti glielo faccio usare quando già ha ripreso domestichezza con l'acqua, perché se no non glielo faccio usare prima perché un po' non mi piace, ho paura che si affanni troppo. Comunque, il mio video è finito, spero che tutti questi costumi vi siano piaciuti. Come vi ho già detto, vi metto i link in info box dei costumi di AliExpress. Commentate se anche voi vi siete trovati male con queste catene che si trovano in tutta Italia, o comunque se invece vi siete trovati bene, ditemi come avete fatto, se vi sono durati i costumi, perché a me non mi durano, quelli di Zara, Calzedonia, The Zenith non mi durano neanche per la bambina. Quindi commentate, lasciate tanti pollici in su se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!